ragazzi, sì, perché qua davanti c'è il canale di Tokyo. Tokyo, purtroppo, è successa una cosa. A Tokyo è successa una cosa. Che praticamente ha perso 330k di iscritti. Perché aveva solo messo per 2 giorni il profilo privato. Allora TikTok durante le serate praticamente stava controllando tutti gli account e ha visto che l'account di Tokyo era privato e quindi gli ha dato un po' di iscritti. Infatti quando io sono andata a riguardare Toxic Tokyo un video mi usciva proprio quel video e io prima ero iscritta, no? E poi mi era scritto iscriviti, no? E invece prima ero già iscritta e quindi c'era scritto iscritto, mentre prima che mi avevano arrivato la iscrizione c'è scritto iscriviti e infatti purtroppo non sono riuscita. Quindi ragazzi, il suo amico, un suo amico ha postato un post e ha chiesto nei gas youtuber se possiamo farla arrivare a tipo a 33k, a recuperare questi 33k iscritti, ma purtroppo non ci riusciremo perché cioè è impossibile recuperarli, ma noi ci proveremo se voi fate questa cosa, ovvero condividete il post a tanti amici e chiedete a dei vostri amici o a dei vostri familiari di iscriversi all'account di Toxic Tokyo. E niente ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace e attivare tutte le campanelle per non perdere nessun video. Ciao ciao, ci vediamo al prossimo.